Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti al video o al podcast del lunedì della psicologa Silvia. Oggi parliamo di compiti a casa e di questa cosa che sta accadendo in tempi di coronavirus, dove gli insegnanti devono preparare del materiale adatto e i genitori devono aiutare i figli a apprendere quel materiale. Sono reduce da un corso fresca sul metodo Feuerstein, sono diventata mediatrice dell'apprendimento, una cosa fantastica. Volevo anche mettere in atto dei corsi, ma dovrò aspettare perché ovviamente siamo tutti a casa, però alcune cose ve le voglio raccontare. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è attenzione a quello che sta accadendo, cioè ci siamo tutti dovuti adeguare a questa situazione, ma forse quello che vedo accadere è che a volte c'è un errore, cioè si cerca di adattare un qualcosa che c'era prima a qualcosa che adesso è completamente diverso. Cioè la lezione che si poteva fare in classe con i bambini e i ragazzi presenti e con un'interazione, si cerca di adattarla allo strumento online. Spesso questo si traduce semplicemente nell'invio costante di materiale, quindi di materiale didattico e informativo, che poi però qualcuno dovrà trasformare per renderlo fruibile dai ragazzi. Cioè l'informazione e le conoscenze sono due cose diverse. Come facciamo a far sì che l'informazione che arriva diventi conoscenza? E la conoscenza cosa deve servire? A creare autoistruzioni con cui poi i bambini e i ragazzi dovranno utilizzare quella cosa che hanno imparato per affrontare il mondo che li circonda. Allora, quello che io vedo accadere è che questa occasione del coronavirus, dico occasione anche se ovviamente è una cosa bruttissima per tutti, però abbiamo una pandemia in corso, è un qualcosa di storico. E quello che io vedo accadere spesso, non sempre devo dire la verità, ma spesso è ok, mando le schede di storia, di geografia, di scienze, ma è di questa esperienza che cosa ce ne facciamo? Perché, come dice il formatore che mi ha formato sul metodo Feuerstein, l'esperienza è come il maiale, non si butta via niente. Cioè l'esperienza, ogni esperienza, qualsiasi esperienza, può essere da un mediatore abile e attento trasformata in delle autoistruzioni, in delle generalizzazioni che mi serviranno per altre 10 cose. E se sto facendo un'esperienza di pandemia e ho un'occasione più unica che rara, intanto i miei genitori a casa, quasi sempre ovviamente, eccetto chi, ahimè, e li ringrazio, è in prima linea, i medici, infermieri, eccetera, però i bambini sono a casa con degli adulti. Hanno un'occasione unica di osservare tutto quello che fanno, di osservare le procedure di una giornata a casa, le procedure del cucinare, le procedure del fare la lavatrice. Hanno l'occasione più unica che rara di studiare con un adulto vicino che gli insegni a imparare, che è una competenza chiave, cioè queste sono le linee guida del MIUR. Le linee guida del MIUR, che sono state sistematizzate nel febbraio 2018 secondo il Consiglio dell'Unione Europea, individuano 8 competenze chiave per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, e tra queste 8 competenze chiave, oltre alle competenze digitali, quindi non c'è solo leggo, scrivo, imparo delle cose di scienze, di storia, di geografia, ma c'è anche competenze digitali, competenze imprenditoriali. Sembra assurdo per dei bambini piccoli, ma significa semplicemente un attivare uno spirito di iniziativa. Competenze sociali e culturali, quindi rendersi conto che siamo immersi, no, in un mondo, e anche imparare ad imparare. Allora, noi abbiamo un'occasione unica, non possiamo non essere adattivi e voler assolutamente far calzare il contenitore scuola con le lezioni, eccetera, in una situazione che è completamente diversa. Quello che io ho detto questi giorni, poi ho trovato un video abbastanza inquietante, è come voler fare la pasta prendendo
prendendo gli ingredienti e mettendoli, non ho più il fuoco a disposizione, allora li accatasto e li metto nel forno. Beh, a 100 gradi come bolle l'acqua, anche il forno può andare lo stesso bene. Se volete fate la prova e ditemi che cosa succede prendendo gli stessi ingredienti della pasta, assemblandoli e cambiando solo il contenitore. Allora, il contenitore è cambiato, adesso siamo a casa, siamo tramite uno strumento che è il computer, il PC, il telefono. Occhio a non far diventare questo momento una trasmissione continua, cioè occhio a non essere, a non far diventare la didattica come qualcosa che è solo in trasmissione, perché il contenuto deve servire da provocazione e da stimolo per aiutare a pensare. E noi adesso di contenuti ne abbiamo una marea a disposizione. Allora, va bene, mandiamo la pagina di geografia, di scienze da imparare, però anche rispetto ai video e ai momenti che si creano, non ci dimentichiamo, e la tecnologia adesso lo consente, di attivare dei momenti in cui possiamo parlare con i bambini e i ragazzi, chiedergli in modo strategico, adesso vi dirò tre principi della mediazione, dell'apprendimento mediato, chiedergli che cosa se ne stanno facendo di questa esperienza, che generalizzazioni può portare, che istruzioni per il futuro può portare, che cosa ne stanno traendo di fondamentale per imparare a pensare. Allora, per poter far questo vi racconto quelli che sono i tre criteri principali della mediazione su 13. Gli altri 10 li affronteremo pian piano, ma ci sarà un webinar dedicato, guardate nei commenti per vedere la data e l'orario del webinar sulla mediazione dell'apprendimento. Allora, il primo criterio della mediazione, quindi, per poter dire che un'esperienza è un'esperienza di apprendimento mediato, deve essere l'intenzionalità e la reciprocità, cioè il voler trasmettere delle cose che devono diventare un apprendimento, ma restare in ascolto, ed è questo che rischiamo di perderci adesso, cioè avere un feedback dai nostri alunni. E questo si può fare anche a casa, come genitori, cioè evitiamo di pensare che sia solo far ripetere e apprendere delle cose, ma cerchiamo di aiutare i bambini, perché adesso abbiamo un momento prezioso per questo, a fargli capire come si fa ad imparare una cosa. Facciamo domande, tante, aiutiamoli a pensare, a farsi domande, ad approfondire delle cose che gli interessano, ad andarsele a cercare, piuttosto che non passare l'idea che è semplicemente un ingozzarsi di nozioni e basta, perché non è questo, non deve essere questo, e le indicazioni del MIUR lo dicono chiaramente. Ve le metto anche nei commenti, sono indicazioni del Consiglio dell'Unione Europea, quindi insomma sono cose importanti da seguire. Quindi la reciprocità non ce la perdiamo, cerchiamo di capire se il nostro bambino, ragazzo è collegato, è ricettivo, altrimenti stiamo sprecando del tempo, è un'occasione preziosa. Il secondo criterio è la trascendenza, cioè il fatto che delle cose vadano oltre il qui ed ora. Allora, le cose che stiamo imparando adesso, ma caspita, ma cosa ci può essere di più trascendente che una pandemia? Stiamo imparando tutti delle nuove routine, stiamo imparando come lavarci le mani, come fare la fila in modo ordinato, stiamo imparando delle competenze sociali rispetto che forse ci sarà bisogno di aiutare, c'è già bisogno di aiutare magari la persona anziana del palazzo che non riesce a fare la spesa da sola e a cui occorre portarla. Stiamo imparando delle nuove routine rispetto al non solo all'igiene, ma anche allo stare a casa. Molte persone stanno imparando in questo momento a fare la pasta, a fare il pane. Insomma, ci sono una serie di cose che si stanno imparando che, se rimangono nel qui e ora, sono un'occasione persa. Perché da ognuna di queste cose ci si può dare una autoistruzione, fare una generalizzazione, un passaggio in più, un
cosa trai da questo? In quali altre situazioni ti potrebbe servire? A cosa somiglia di quello che hai vissuto nel passato? E che cosa potrebbe succedere domani? A che cosa ti potrebbe servire tutto questo? Altrimenti nulla di tutto ciò diventa qualcosa con un respiro più ampio. Il terzo criterio dell'apprendimento mediato è la mediazione del significato, cioè il fatto che si dichiari qual è l'obiettivo ai bambini, agli alunni, andando oltre, cioè l'obiettivo non è solo devi imparare questa pagina di geografia, ma l'obiettivo è alto. Come abbiamo detto nel video della zona di sviluppo prossimale, andatevelo a vedere. Ma anche nel video degli stili educativi, perché è una cosa molto intrecciata, bisogna essere esigenti, ma anche affettuosi e spiegare che l'apprendere e l'imparare non serve solo a memorizzare delle nozioni, dobbiamo uscire da questa cosa qui dell'essere ingozzati di nozioni, ma serve perché se io imparo delle cose e le nozioni diventano veramente conoscenze e mi servono per affrontare il mondo, divento una persona più autonoma. E l'autonomia cosa mi serve? Mi serve a diventare una persona più responsabile di quello che faccio e di come vivo. In sintesi, una persona più libera. La libertà in questo momento, sappiamo tutti, è un valore assoluto e in questo momento ce ne accorgiamo tutti. Cioè, imparare una pagina di geografia in realtà ci serve per diventare dei cittadini liberi, responsabili e a vivere nel mondo la nostra vita. Ma se non gliele diciamo noi queste cose ai bambini, non gliele facciamo veramente capire attraverso degli esempi che non siamo noi a mettere dentro le loro teste, recuperiamo un po' di maieutica socratica, cioè i contenuti. Le pagine da studiare devono essere non il punto di arrivo, ma il punto di partenza. Devono essere la provocazione che fa sì che nascano delle domande, degli interrogativi, delle cose da andare a cercare. Cioè, l'obiettivo è quello di imparare a pensare, non è quello di anche quello di sapere delle nozioni. Ok, certo, non voglio dire di no, ma non sprechiamo l'occasione che abbiamo unica e questo lo dico agli insegnanti, cerchiamo laddove possibile tecnicamente di non perderci la relazione, di attivare degli spazi dove ai bambini si chiede cosa state facendo in questo momento. Se non riuscite ad aprire uno spazio, diciamo, interattivo, anche se molti so che lo stanno facendo, apriamo degli spazi anche via temi, chat, eccetera, ma che non siano solo spazi dove, ok, ho attivato la video lezione con tutti i miei studenti, vado a manetta dicendo delle cose. Tanto quest'anno scolastico è un anno anomalo per tutti, perché nessuno di noi si poteva aspettare una pandemia. Allora riserviamoci un tempo per chiedere loro che cosa stanno traendo da questa esperienza. Perché questo sarà fondamentale. Sapete che da una cosa semplice come fare una fetta di pane, burro e marmellata, quante cose si possono imparare sulla pianificazione, sul fatto che l'ordine delle istruzioni per seguire, per conseguire un risultato non è detto che si possa cambiare. Se metto la marmellata prima del burro, il risultato è lo stesso. Se metto la marmellata sul pane prima di tagliarlo e poi lo taglio, il risultato è lo stesso. Quante generalizzazioni si possono fare per il futuro da questo? È la stessa cosa se metto una lavatrice con un calzino rosso dentro i bianchi o no? Non vi sto dicendo lasciateli provare. Poi volendo potete anche fare una lavatrice di stracci e metterci un calzino nuovo rosso dentro e vedere che cosa succede. Fateglielo fare a loro, perché adesso si può. Io sono una mamma e sono una donna che lavora, quindi so benissimo che non è che tutti i giorni si possa avere il tempo di dire ok, seguimi mentre faccio il sugo e fai tutti i passaggi con me, perché se arrivo a casa alle ore 20 e alle ore 20 e 30 minimo dobbiamo mangiare per andare a dormire a un'ora decente, non c'è il tempo che io ti faccia fare il sugo.
Ma adesso il tempo c'è, è un tempo dilatato, è un tempo strano, è un tempo assurdo, è un tempo dove dobbiamo fare lo sforzo di abbandonare ciò che era vecchio, perché se no cerchiamo di adattare qualcosa come era prima a una situazione che è completamente diversa. Pensiamo alla didattica, pensiamo ai compiti, ci aggrappiamo a questa rigidità. Ma tutti quelli che lo stanno facendo mi dicono chiaramente che i risultati non sono buoni perché la cosa non funziona. Allora, ricordiamoci di quali sono gli obiettivi più alti che intende mettere il MIUR, quindi un organismo competente, e ricordiamoci che per conseguirli bastano cose semplici. Aiutiamo i bambini in questo momento a pensare e riflettere sulle cose che fanno con questi criteri. Poi, se vogliamo approfondire quali sono gli altri criteri della mediazione, perché mi rendo anche conto che sia difficile sia tramutare una lezione che di solito è fatta con i bambini presenti, tramutarla in un video o in una lezione online, e sia per un genitore, come faccio a prendere tutte queste informazioni che arrivano, aiutare i bambini a selezionarle e a interiorizzarle? Seguite, guardate nei commenti e ci vediamo nel webinar perché siamo già a 16 minuti ed è tantissimo. Bene, spero che comunque questo video vi sia servito per porre delle riflessioni. Questo video, come vi dicevo, della lezione efficace è un punto di partenza, è una provocazione, è così, è una pulce nell'orecchio da una persona che ha imparato, e anche da poco in modo fresco, quali sono veramente i meccanismi utili a apprendere delle cose che serviranno per tutta la vita. Bene, vi saluto e noi ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao!